Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di approfondimento su uno degli argomenti, se non l'argomento più richiesto, sul quale ci sono più domande, dubbi e necessità di fare un po' d'ordine, di dare un pochino più di dritte, di tutto il mondo dei plotter. Sto parlando ovviamente del print then cut, insomma la stampa prima del taglio. Quell'opzione che è presente sulle macchine Maker ed Explore per quanto riguarda il marchio Cricut, su tutti gli altri modelli della linea, ad esempio Silhouette, su Juliet, insomma su tutti i plotter del mercato tranne la piccola Joy, perché appunto lei non è dotata del sensore per eseguire un print and cut. Veniamo alla nostra lista. Io ho consigli super super utili per voi in modo da avere sempre un print and cut perfetto. Ovviamente escludiamo tutta quella parte di problemi tecnici che possono avere le macchine, quindi se avete il dubbio che una volta messe a punto tutte queste cose il vostro print and cut ancora non è soddisfacente, contattate mi raccomando i servizi clienti, perché solo loro in quel caso potranno eventualmente sistemare oppure sostituire una macchina difettosa, perché può capitare. Ma iniziamo subito con il primo punto, ed è la cosa fondamentale per il print and cut, cioè la stampante. Alcune persone che si avvicinano per la prima volta al mondo dei plotter chiedono se sono anche delle stampanti. Non vi sentite stupidi a fare questa domanda, perché me lo sono chiesto anch'io. Devo dire la verità, nel lontano 2013, quando ancora stavo valutando se acquistare il mio primo plotter, che è stata una Silhouette, come sapete bene, avevo anch'io questo dubbio: ma può anche stampare? Come fa? E quindi mi sono poi informata e ho capito. Quindi, per chiarirci, i plotter da taglio sono solo delle macchine che tagliano, quindi per eseguire un print and cut hanno bisogno di affiancarsi con una stampante. Quale stampante è migliore per i plotter? Non dovete pensare che ci siano poche stampanti compatibili, perché non è così. Le indicazioni delle fabbriche ci dicono che la scelta migliore è una stampante a getto d'inchiostro. Quindi, una volta chiarito questo, avete la libertà di poter scegliere il modello più adatto a voi, in base alle vostre tasche, alle vostre esigenze e anche alla qualità dei progetti che volete realizzare. Nel mio caso, le marche che vi consiglio sono la HP oppure la Epson. Sono entrambe delle marche ottime per fare questo tipo di lavori e sono compatibili perfettamente con i plotter. Vanno benissimo anche altre marche, Canon, insomma questa tipologia di stampanti non deve essere proprio una cosa rigida, anche perché le stampanti fanno più o meno tutte la stessa cosa, quelle inkjet. Però chiaramente ci sono delle caratteristiche che magari qualcuno può preferire, come ad esempio la grammatura della carta o la qualità di stampa oppure la fedeltà rispetto alla grafica sul computer. Io in questo caso mi trovo benissimo con entrambe le mie stampanti. Devo dire che la HP è un pochino più fedele rispetto ai colori che ci sono a schermo, quindi alle grafiche che realizzo, mentre la Epson va aggiustata leggermente, ma è invece più adatta per delle carte dalla grammatura superiore. Quindi, insomma, vedete voi, l'importante è che sia una stampante a getto d'inchiostro, ma non mettetevi troppi paletti. In ogni caso, so che vi sarà molto utile, vi metto qua sotto i link delle stampanti che io vi consiglio per questo tipo di lavori. Non parlo delle laser, anche se ho provato a fare un print and cut con la mia stampante laser a colori e viene benissimo, però non è consigliato, raccomandato dalle case produttrici, perché con il calore, visto che lavora scaldando una polvere contenuta all'interno dei toner, non è adatta alla stampa ad esempio di stickers oppure di vinili stampabili, perché non devono andare a contatto con il calore mentre la laser lo produce.
Però detto questo, se dovete stampare semplicemente della carta e avete con voi solamente una laser, va ugualmente bene. Il prossimo punto per un printing cut perfetto è non usare una carta troppo lucida. Io utilizzo i fogli lucidi per creare degli stickers e mi va benissimo, la macchina lo legge perfettamente, però su alcuni fogli particolari potrebbe avere dei problemi, quindi state molto attenti, perché il lucido potrebbe riflettere la luce del sensore e quindi confondere un pochino la macchina, che non sa poi dove tagliare. Se riscontrate questo problema, vi dico una tecnica che potete applicare, e cioè quella di stampare su due fogli separati. Il primo sarà il vostro foglio lucido con le grafiche, l'altro stampate la stessa cosa su un normale foglio di cartoncino bianco. Eliminate la parte centrale con il design e mettete la cornice del cartoncino su quello lucido. In questo modo il sensore verrà, tra virgolette, ingannato e quindi non avrà il problema del riflesso della stampa e quindi potrà tagliare tranquillamente anche una carta molto lucida o comunque che dà problemi. Quindi una delle soluzioni potrebbe essere quella di creare un frame, mi raccomando però che deve essere della stessa dimensione di quello stampato sul foglio lucido, che possa appunto andare a sostituire quella parte che confonde un po' il sensore. Il prossimo punto molto importante è la calibrazione. Non è, attenzione, sempre necessario, perché alcune macchine escono di fabbrica, le usate senza fare la calibrazione e avete già un risultato perfetto. Se vi capita questo, allora non fatela. So che può sembrare strano sconsigliarla, ma se già la vostra macchina funziona correttamente e fa un print and cut ottimo, non andate a smuovere le acque facendo la calibrazione. Fatela solamente in caso di necessità. Quindi sicuramente con la lama coltello, perché in quel caso la calibrazione riguarda anche la pressione della lama, quindi la forza che metterà nel materiale, però nel caso del print and cut fatela solo se vedete che proprio ci sono dei problemi e quindi è necessario risolverli. In ogni caso vi lascio qua sopra il link con la procedura completa per fare una calibrazione ben fatta con la nostra macchina per avere un bel print and cut e quindi sistemare eventuali problemi. Il prossimo punto riguarda la pulizia della stampante. Sì, perché molti problemi di stampa non riguardano il software che ha problemi, che magari fa righe, che stampa male, è un problema della stampante e della sua manutenzione, quindi se vedete che ci sono problemi nella stampa, andate a fare la pulizia delle testine, una pulizia bella completa, in modo che la stampante possa stampare sempre al meglio e se ci fossero dei problemi potete escludere che sia la stampante, perché appunto l'avete pulita, perfetta e funzionante. Il prossimo punto riguarda la luce nella stanza. L'avrete sicuramente sentito dire, in alcuni casi funziona anche in penombra, io ho sempre utilizzato il print and cut anche in leggera penombra, però se notate che ci sono dei problemi è possibile che ci sia una luce che infastidisce il sensore. Ad esempio questo succede se abbiamo una luce da scrivania un pochino troppo aggressiva verso la macchina e quindi crea un pochino di riflessi, oppure c'è il sole diretto sulla macchina quando sta eseguendo un print and cut potrebbe disturbare il sensore e quindi creare dei problemi poi nel taglio. Un'altra cosa importante sul sensore è la pulizia, quindi se notate qualche problema, innanzitutto assicuratevi che il sensore sia pulito. Non è così raro, credetemi, che finiscano sul sensore dei glitter,
un po' di polvere oppure dei pezzetti di vinile che non sapevate dove erano andati a finire e sono appunto sopra il sensore disturbando il suo raggio. Quindi anche questo è un punto da segnalare nella vostra checklist di tutte le cose da fare per avere un print and cut perfetto. Anche questa, assicuratevi appunto che il sensore sia pulito. Il prossimo punto riguarda i tappetini. Ebbene sì, ci sono dei tappetini che possono avere delle cose che disturbano il sensore. Sono di tipo cromatico, cioè avete delle macchie sul tappetino, magari scure, che il sensore intravede in trasparenza e quindi disturbano il suo segnale, oppure ci sono delle cose sopra il tappetino, accumuli di adesivo, magari come si sposta con le palettine si accumula un pochino di adesivo, può capitare, accumuli di materiale, quindi pezzetti di carta, pezzetti di stoffa, pelucchi di feltro, insomma tutte queste cose rendono la superficie meno uniforme e quindi vanno a disturbare il print and cut, perché al sensore occorre leggere la cornice in maniera perfettamente piatta, quindi non ci deve essere niente che disturbi né a livello cromatico né a livello di superficie. Parliamo ora appunto della cornice di registrazione. Ci sono alcuni casi in cui non viene letta correttamente e questi possono essere una stampa a metà, a volte capita ad esempio con i fogli un pochino troppo spessi per la nostra stampante che li trascina e quindi li stampa a metà, tagliando di fatto la cornice nera che va a delimitare l'area di print and cut. Oppure un consiglio: mettete un foglio per volta sulla vostra stampante per evitare che a volte ne trascini più di uno, e anche questo causa la stampa su più fogli, quindi interrompendo quella cornice che invece, ripeto, deve essere integra. Quindi non andate nemmeno a tagliarla, non andate a danneggiarla in nessun modo, perché deve essere perfettamente visibile. Non va bene nemmeno stamparla di grigio. Alcune stampanti magari stanno per terminare il nero oppure hanno un'impostazione di stampa molto di base, quindi come bozza, e quindi stampano quel grigino. No, la cornice deve essere stampata di nero pieno, quindi sempre in maniera perfetta, altrimenti non viene letta correttamente. Parliamo ora di stampa su cartoncino colorato. Esistono problemi? C'è un problema di registrazione del contorno nel caso di cartoncini, ad esempio craft oppure colorati? Essenzialmente non c'è nessun problema, ma vi faccio notare che i nuovi modelli, quindi Maker 3 e Explore 3, hanno avuto un upgrade del sensore per il print and cut, quindi c'è stata anche questa modifica rispetto al modello Maker che adesso non è più in produzione, vi ricordo. Quindi nel loro caso non c'è nessun problema, riescono tranquillamente a captare la cornice di registro anche su cartoncini colorati come il craft oppure altri colori. Nelle altre macchine dipende un po' dal tipo di cartoncino. Normalmente io non ho avuto nessun problema anche con la Maker classica, ho tagliato tranquillamente un cartoncino craft e ha fatto perfettamente il suo dovere, però se notate qualche problema ricordate appunto che ha un sensore di una generazione un pochino più obsoleta, quindi su questi colori potrebbe avere qualche problema, mentre sul bianco assolutamente sono tutte performanti e ottime. Tra le opzioni di stampa vedete che vi comparirà l'opzione di smarginatura, la vedremo tra poco perché ci sposteremo al computer, ma tenete presente che ci sono alcuni casi in cui va usata e altri casi in cui non è necessario attivarla. La funzione di smarginatura è quella funzione che permette di avere la stampa di un progetto con un margine un pochino più allargato, quindi è per questo che molte volte quando stampate delle scritte e mi dite guarda mi ha stampato tutto strano, tutto gonfio, ecco, quello è perché avete lasciato attiva la funzione di smarginatura. È fondamentale questa opzione perché vi permette di avere un taglio
pulito e preciso nei bordi di una figura senza avere nessuna lineetta bianca, nessun bordino bianco d'errore, perché diciamocelo, nemmeno i plotter professionali ad altissimi livelli, quindi anche quelli industriali, hanno la precisione millimetrica, anzi sotto il millimetro, millimetrica ce l'hanno, anche la Cricut ce l'ha, ma diciamo a livello di un capello non ce l'hanno neanche quelli industriali di macchinari la precisione, quindi occorre sempre dare un margine d'errore, ripeto deve essere proprio minimo, altrimenti fate la calibrazione, per avere un taglio perfetto, quindi per evitare questo micro spostamento, questo errore che comunque è normale, e garantirvi comunque un taglio perfetto, c'è la smarginatura, in modo che la grafica viene stampata leggermente più larga, e se il taglio venisse spostato anche solo di mezzo millimetro sarete coperti, perché la stampa ha coperto appunto l'area un po' più del dovuto e vi garantisce un buon risultato. I casi in cui non serve la smarginatura nella stampa sono ad esempio quelli dove si stampa con il bianco. Io ho delle figure, delle scritte che stampo con un offset tutto intorno bianco, quindi bianco su bianco, non c'è bisogno di avere anche la smarginatura, ma in tutti gli altri casi io ce l'ho sempre sempre attiva come funzione per il print and cut, perché mi serve sempre e la lascio di default sempre sempre attiva. Parliamo ora di carta. Quale carta utilizzare per il print and cut? Dipende dal vostro tipo di lavoro. Se dovete realizzare delle scatoline, chiaramente andrete a utilizzare un cartoncino di minimo 200-250 grammi. Se invece dovete creare solo delle decorazioni, andate sul 160. Insomma, dipende molto dal lavoro e anche dalla capacità di stampa della vostra stampante, quindi in base anche a quello vi regolerete per trovare la grammatura corretta. Ci spostiamo adesso sul computer perché vi mostro l'ultimo punto, e cioè come regolare le impostazioni di stampa per avere sempre un risultato ottimale. Ed eccoci, siamo su Design Space. Come vedete ho un progetto da stampare e poi tagliare, quindi lo facciamo insieme. Questo qui è un mio progetto, quindi potete trovare questo design sul Design Space cercando Unicorn Love e appunto lo troverete. Quindi una volta preparato il nostro progetto, tutto pronto, stiamo per stampare, andiamo su Crealo. Questa è l'anteprima di stampa, potete anche spostare il vostro disegno se vi servisse appunto metterlo da qualche altra parte, e quando siete soddisfatti andate su continua. A questo punto dobbiamo inviare la stampa alla stampante. Quello che non vi consiglio di fare è di stampare da qui, quindi non andate a selezionare la stampante tra queste già da questa schermata, ma attivate la finestra di dialogo del sistema, mentre la smarginatura serve se dovete tagliare un disegno a filo, quindi se vi serve che il bordo sia tagliato precisamente. In quel caso, attivando la smarginatura, avrete qualche millimetro in più di stampa di colore per sicurezza, in modo che appunto si abbia un taglio molto molto preciso. Una volta fatto questo andiamo su stampa e verrà aperta la finestra appunto di dialogo della stampante. Questa finestra può variare a seconda del vostro sistema operativo, a seconda dei driver, del software della stampante, però in linea di massima più o meno è questo per tutti. E qui finalmente possiamo scegliere la stampante da utilizzare. Io ad esempio metterò la Envy Photo, perché da qui possiamo avere accesso alle preferenze. Se invece scegliete la stampante prima, al passaggio precedente non potete regolare la stampa, quindi andrà di default, andrà con una stampa di base, magari con appunto, vedete, qualità comune. Quindi è sempre meglio andare in questa finestra di dialogo e sistemare al meglio la stampa, in modo che sia adatta anche al tipo di carta che stiamo utilizzando. Per esempio adesso, se io volessi fare una normale stampa per un progetto decorativo, andrei su carta comune, qualità di stampa alta.
Questo devo dire che è una delle cose che non cambia mai nelle mie stampe, metto sempre qualità al massimo, ma può cambiare invece il tipo di carta, perché ad esempio se devo fare degli stickers con una carta lucida adesiva, in quel caso andrò a scegliere la stampa su altre carte lucide per inkjet, in modo che la stampa venga regolata a seconda di quello su cui sto andando a stampare. In questo caso lasciamo carta comune, però mi raccomando qualità alta, poi andiamo su ok, scegliamo il numero di copie da stampare e poi andiamo su stampa. Ed eccoci tornati, quindi spero che questa lista di cose da controllare e da tenere a mente sul print and cut vi siano state utili. Prendete appunti, scrivetevi ognuno di questi consigli, perché quando c'è qualcosa che non va, controllateli tutti prima di fare altro e vedrete che nel 90% dei casi, con almeno uno di questi punti, risolverete la situazione e avrete un print and cut perfetto. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, super interessanti con tante tecniche come questo. Io vi ringrazio per essere stati qua con me, vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao!